Eccomi qua. Buonasera. Tutto a posto? Tutto a posto. Caffola amico, ti lega. Si sta malintenzione. Mi raccomando, sempre tutto a posto. Ecco qua una piccola carrellata di quello che è arrivata stamattina da come sapete, il mio supermercato. Tranne un riso e tutto del giardino, uova fantastiche, pure il tonno però, poi questo vi spiego cosa ho fatto, perché è un bellissimo consiglio che Don Salvatore in collegamento. Ho Salvatore. Raffaele Mollo, Stefania Ghirri, ciao Luigi Raffaele, Sacco, ciao Salvatore. Pietro Esposito. Ciao Pietro, Flori vieni, mettimi la piastra allora. Sei l'idolo di mia moglie, Giancarlo Giannetti. Ciao Giancarlo, buonasera a tutti. Ciao Pietro. Carla Sanna. Ciao Carlo, Don Salvatore addosso, per questo mi fa attenzione, altrimenti chiamo, come si suol dire, pure le sigarette. Bene, ho visto che la melanzana l'altro giorno mi è piaciuta moltissimo. E sta cosa mi fa piacere. Avete visto che soddisfazione in anno? Sembra di mangiare una bistecca. Nunziante Aliberti. Aspetta, già mettere un momento di patata a cuoci, perché non mi devo dimenticare assolutamente. Patate, guardate queste patate. Mi viene la voglia di darci un morso. Spettacolare, fantastico. La vera essenza della terra. Le mettiamo a bollire. Acqua fredda, patate. Usiamo un metodo tradizionale. Si potrebbero cuocere al vapore, potrebbero cuocere con acqua satura salina, che è tutta un'altra tecnica, ma io le cuocio come le cucina ancora mamma. Acqua e patate. Nunziata Liberti, io volevo ringraziare che aspetto, è quasi una settimana che aspetto la diretta, non ti ho scritto in privato perché ci tenevo a farlo in modo pubblico, sei stato molto carino a farmi avere queste fantastiche ciliegie, che veramente sono spettacolari. Troppo buono. La nonna subito ha detto che prima non ci doveva mangiare, perché già voleva fare focaccia, barattoli diversi, di diverse tipologie, sia sciroppate sia con sotto alcol. In verità un mezzo cassettino gliel'ho lasciato, dall'altro ne ho fatto quasi un'indigestione. Buonissimo, grazie. Veramente grazie, sei stato gentilissimo. E sono state graditissime. Ok, allora, le patate le abbiamo messe su. Salutano Rossella che è assente. Sì, Rossella sì, ha avuto da fare. Vi saluta. E niente, vi abbraccio a tutti e vi aspetto per la prossima. Ormai l'estate sta arrivando e gli impegni in calcio. Allora, zucchine, ecco qua. Ormai ce ne dobbiamo fare una ragione. Questa tutta la stagione faremo zucchine a cocò. La cipolla, come vi ho fatto vedere, la andate a incidere e sottilini. Fettine, vedete? Poi la girate e andate a tritare. Avete fatto la cipolla tritata in 3 secondi. Come bene? Ecco. Ovviamente questo non lo buttate, vi servirà per qualche altra preparazione. Dal brodo in poi. Cipolla, mettiamo la pentola. L'olio. Allora, questa è la cucina di Montechiaro. Noi la diretta l'abbiamo fatta fuori sul terrazzo di Montechiaro, invece questa è la cucina di Montechiaro, dove registriamo anche col gambero. Diciamo, questo è il set del gambero, ci tenevo a farla vedere. Poi devo dire la verità, fuori è bello, ma quando sei dentro in cucina, sei con le attrezzature, è tutta un'altra cosa, perché il disagio tecnico è un poco complicato. Raggi, vieni. Raggi. Ecco, se sta arrivando Francesco, mio figlio, che ha deciso, vieni, che ha deciso,
E quindi Francesca come Don Salvatore, i suoi segreti se li tiene stretti stretti. Vabbè, ha deciso che ci farà qualche dolce quest'estate. Oh, no. Hanno chiesto la caprese al limone. Vabbè, la puoi abbassare, quindi non ti abbassa il limone. La caprese al limone, sì, ma vabbè, voi sapete, Francesco, con i grandi lievitati è quello che è. No, perché mio figlio è un maestro, però per fare i grandi lievitati non si può fare in un'ora, no? Assolutamente. E per questo niente, farà altri dolci che si possono fare in un'oretta. Oppure potremmo fare qualche cosa, qualche dolce pure più complicato. E facciamo come vi fatto ora, vi facciamo svegliare i cinnamoni. Vediamo chi sono i matti come noi che ci seguono a quell'ora e facciamo vedere qualche dolce più complicato. Ecco, ma lui sta in pasticceria là perché sta preparando tutto per stasera. Perché allora ho messo a rotolare le cipolle, la cipolla, poca cipolla, aggiungiamo le nostre zucchine che sono fantastiche, abbassaci sotto, poi mettiamo proprio al minimo la piastra, minimo, 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 aggiungiamo le zucchine che sono troppo belle, ecco qua, e facciamo rosolare giusto per un minuto. Allora facciamo qualche saluto. Sorrentino Nunzia. Ciao Nunzia, buonasera. Mina Ferilli. Mina, ciao, buonasera e grazie per essere qua. Lago Nigro Dina. Piacere di conoscere anche lo chef pasticciere Francesco. Un momento, piacere. Sì, Lago Nigro, ciao, buonasera. Margherita Imperatore, ciao Francesco, mettiamola bravissimo qua, come il papà. Un po' di acqua per un po' di acqua. La piastra qua mi viene. Non ho capito, scusa. Me lo sono perso. Allora, abbiamo rosolato un po' con le cipolle, con le zucchine. E andiamo a mettere il nostro riso. Metti la una pentolina con potassio. Eccolo. Lo facciamo tostare piano piano. Quello sì. Il riso, quando si fa il risotto, la vera regola sarebbe la brillatura. La brillatura e la tostatura del riso, come si fa? Si fa, almeno questo qua è un corso che feci, mi sono trovato per caso in un corso di Gabriele Ferron, ambasciatore del riso nel mondo, molti e molti anni fa, a Sorrento, che poi vi racconterò questa storia, che fu una cosa bellissima, c'era un concorso di novizi pure, e lui la tostatura del riso diceva sempre, per vedere se il riso è ben tostato basta prendere un pugnetto in mano e non lo puoi tenere più di 3-4 secondi in mano, questo è per vedere la tecnica più facile. È la tecnica più facile per capire quanto è tostato il riso. Maurizio Cortesi. Maurizio Francesco Cortesi. Peppe e Francesco e Messi e Ronaldo nella stessa squadra. Ciao Maurizio. Emanuele Caporaso chiede come è andata ieri sera. Grazie Maurizio, sei sempre affettuoso. Emanuele, ieri sera è stata una cosa bellissima. È stata bellissima perché è stata, allora, ieri sera è andata benissimo. Allora, diciamo che qua a Villa Rosa, anche l'anno scorso, ringraziando il Signore, siamo stati sempre pieni. Abbiamo lavorato benissimo tutta l'estate perché il concetto che abbiamo non lanciato, perché non abbiamo lanciato niente, perché questa è una cosa che facciamo qua, è quello che facevano i nostri nonni. Questa cosa che ho voluto fare è piaciuta e gli ospiti ci hanno premiato. Ieri sera ci sono venuti dei clienti vecchi e dei clienti nuovi che mi hanno conosciuto durante la pandemia.
ed è stata una bella cosa, però è stato complicatissimo perché tutte le restrizioni regionali e governative non sono facili, siete voi veramente applicati e io le vorrei applicare tutte quante, è so complicato. E che dire, la prima grande difficoltà che ho avuto ieri è non poter abbracciare tutti, perché tutti quelli che sono venuti qua ieri volevano un saluto caloroso, ma caloroso come facevi di solito, baci, abbracci, tutto. E ieri è stato complicatissimo mantenere le distanze. E in un paio di occasioni mi sono lasciato sfuggire, però ho sbagliato, perché il primo devo essere io a trasmettere questo senso di sicurezza, di seguire le regole, perché non solo così possiamo fare in modo che ci riusciamo quanto prima da questa situazione, perché non è una situazione facile e sicuramente se ci diamo una regolata tutti sicuramente ci riusciamo prima. Allora continuo la cottura del riso aggiungendo acqua, potremmo mettere brodo vegetale, potremmo mettere chili di polì, mi metto acqua, tanto perché solo farvi vedere l'idea. Mettiamo un altro po' di acqua calda, mi raccomando, l'acqua deve essere sempre calda. Saluti a Peppe Guida da Giuseppe Guida. Peppe Guida, ma mica tre ossi. È un omonimo, non lo so. Ciao, ciao carissimo omonimo, perché tengo un omonimo che è un mio mezzo parente. Iris Manco, nutro una stima incredibile, ed è Peppe Treos di Massa, grandissimo dottore in economia. Iris Manco saluta Francesco. Iris Manco saluta te Francesco, che ha conosciuto a Re Panettone. Ciao Iris. Saluti da Maria Rosaria Truia, Bianca Spirito, sono dal parrucchiere ma mi guardo. Ciao Bianca, ciao Maria Rosaria. Patrizia Abruzzese, Gennaro Capasso. Allora, questa qua le patate sono ancora proprio come sono state. Sono cuocio, sono qui. Quello lì sta lì, le patate sono cuocendo. Mettiamo un altro po' d'acqua. E niente, questo vi dicevo, allora diamoci una mano tutti quanti assieme e cerchiamo di fare questo sforzo, perché ripeto, il piacere del saluto, di abbracciarsi, è veramente forte anche da parte mia e anche da parte di chi ci viene a trovare tutto, perché veramente sembra una liberazione, ma purtroppo non lo è la liberazione. Il giorno dell'abbraccio è solo rinviato a quando sarà possibile, veramente a loro faremo una grande festa, ma adesso dobbiamo fare molto attenzione, non perché adesso è ancora più pericoloso di prima, si abbassano le difese mentali e invece noi non dobbiamo cadere in questo tranello del nostro virus. Allora vediamo, allora stiamo andando avanti con il riso, un po' che zapperiamo per il piacere. Lauriana Di Martino, Sorrentino sempre Nunzio, ma chi è la speaker? Sono io, Rosaria. Pierpaolo di Napoli, sei il Maradona delle cucine. Ciao Pierpaolo, grazie per essere gentilissimo. Giovanni Caserta, buon pomeriggio. Ciao caro Giovanni, buon pomeriggio a te. Massimo Veneruso, chef, complimenti per la casacca. Zafferano. Insomma, una cosa eccezionale. E li lasciamo fare il loro lavoro. Vedete come inizia a colorarsi il viso, diventa bello il colore. Pasquale Manzo chiede se esiste nel menù. Che cosa? Il risotto, credo. Ah, Pasquale, che se la facevano piatta al minuto, ci sta, se può capitare che ci sta, può capitare che non c'è, dipende. Andiamo molto a getto. Allora, guardami un poco qua, che giro riso, quando sarò a
visto che mi sono piaciute le melanzane arrostite, come le ho fatte, poi ve le faccio vedere un altro sempre con la stessa tecnica dello scarpone. Guardate che sono, questa è una fellicata, però questa volta, vedete, la incidiamo sempre con molta delicatezza, senza incidere la parte della buccia, però affondando il coltello fin sotto la polpa, vedete, fin sotto la buccia, perché il calore deve scendere piano piano. Eccolo qua. Ecco, sempre la stessa cosa, ci mettiamo un bel po' di olio e la andiamo a massaggiare. Ecco qua. Grafos, Rossella dove sta? Un filo d'olio, sta a casa, Grafos aveva delle cosine da fare, vi saluta a tutti. Settimana prima, ecco, un poco d'olio e ne mettiamo. Cambiamo solo le patate cristalline. Emilia Giorgi, prima di tutto ancora complimenti e tanti saluti. Grazie mille. Luca Martinelli, Lucia Altieri, Francesco Martitelli, mi è cambiata la voce, sì, è cambiata la voce, solo per oggi. Ciao Luca. Luisa Zazza, Maria Romano, sono in giro per il centro di Napoli per impegni familiari, un caro saluto allo chef Rossella, Franco Gargiulo. Ciao Franco, grazie, un saluto a te. Guardate quanto è bello il suo riso, guardate. Allora voi, appena terminato, che lo potete mangiare così, come un risotto alle zucchine molto leggero e delicato, le zucchine sono rimaste integre, perché le ho tagliate più o meno tra il mezzo centimetro e il centimetro, abbastanza spesse, ma non così, così un mezzo centimetro. Le ho fatte rosolare pochissimo, ma quando avremo cotto il riso le zucchine saranno ancora integre come forma, però al palato si scioglierà in bocca, sarà molto piacevole sul boccone di riso. Poi salperanno per il suo lavoro, dato un minuto e ci mangiamo la melanzana, sta andando. Saluti a tutti da Anna Orlando, da Maria Romano. Ciao Anna, ciao Maria. Allora, questo qua, quello che vi volevo. Quindi è del tonno fresco che abbiamo comprato stamattina. Guardate che spettacolo, in questo periodo si può fare. Ed è, non è il tonno rosso pregiato, ma è un alletterato. Fa parte sempre della famiglia dei tonni, ma è, diciamo, è un tonno più poverello. Costa sui 5 euro al chilo, una cosa del genere. L'ho cotto come fosse il tonno sott'olio. Un'ora e mezzo con 60-70 grammi di sale per litro d'acqua. Una volta fatto il suo servizio, lo scolo e lo puliamo. Poi, anzi no, facciamo così. Prendiamo i primi pomodori, che sono eccezionali, per farvi vedere l'insalata di... Allora, una cosa importantissima secondo me per l'insalata di pomodoro è che il pomodoro deve essere tagliato quanto più sottile possibile, a carpaccio. Guardate, noi facciamo un carpaccio. Peppe, vieni qua. Peppe? Vieni? Yeah. Ah, tu, sabato, vieni qua. Nota che i ragazzi qua che... Allora, puliscilo per favore, dei bambini. Allora. Secondo me la consistenza, il gusto e il sapore e l'estetica del pomodoro tagliato a carpaccio è nata così. Cambia totalmente il sapore del pomodoro. Allora, una volta tagliate sottile, le mettiamo belle a raggiera,
accavallandole. Questo è un consiglio semplice per una bella insalata. Ormai mi arriva le socola recuperate per una bella insalata estiva. Poi stanno arrivando i pomodori, una bella caprese, una cosa che lo tritate tutto al centro e lo andiamo a mettere nel piatto e già inizia a prendere forma. Quando è bella, ecco. Poi prendiamo il nostro tonno che abbiamo lessato e no, ma adesso questo tonno potrebbe andare nei barattoli sott'olio, invece lo mettiamo sulla nostra insalata di pomodoro. Un modo diverso per servirvi un'insalata che spessissimo si fa in estate. Ecco qua, una volta che avete preso, fatto prendere il colore alle melanzane, guardate qua, le girate, abbassate la fiamma, mettete un goccio d'olio dentro, abbassate la fiamma quasi a zero e le fate cuocere a bassa temperatura, così diamo il tempo al calore di entrare fino in fondo, altrimenti rischiamo di averla cruda. Peppe, non si sente? Alzo un po' la voce. Un saluto da Ischia, Vincenzo Cuomo. Emanuele Caporaso dice: anche se non si può abbracciare realmente, la vostra semplicità e umiltà sono come un abbraccio pieno di affetto. Ciao Emanuele, ciao Vincenzo. Allora, mettiamo un po' di fior di latte tagliato a cubetti. Semplicissimo. Sale. Qualche fogliolina di basilico. Chef, le melanzane hanno fatto i fossi a terra. Lo so, sono eccezionali. Sono Maria Buonocore, ma quanto ci è mancato questo? Ecco qua, un poco di basilico e vi fate una grandissima insalata di tonno e fior di latte, ma se non avete la mozzarella non fa niente, la mozzarella, fior di latte e cose. Olio, mi raccomando, ce l'ho a cocò. No, proprio esagerato, però un goccio in più, se è un olio buono mi fa bene, tutta salute, eccola qua. Vedete come Mariella Franzese, saluti da Firenze, saluti da Mauro Giacco. Ciao Mauro. Mariella, non ho capito. Da Firenze. Il Foncarayan della cucina, Emilia Ambrosio. Ciao Emilia. Emilio. Sì. Ciao Emilio. Allora, vediamo qua. Vediamo qua il zucchine. È bello pronto. Guardate qua che cos'è. Allora, lo andiamo a completare con un po' di pepe. Basilico a gogo. Dammi pure proprio il dito dal basilico. Hai aggiunto zafferano nel riso, vero? Sì, sì, zafferano. Pistilli di zafferano. Potete farne pure a meno, non è che... Però, secondo me, con lo zafferano ha una marcia in più. Ecco, tritate un po' di fior di latte. E voilà. Adelova. Audio e video fermi, non so perché. Ciao Palestrino. Audio e video fermi, ma non so perché. A me risulta che sto girando. Ok. Aggiungiamo pure due fiori di zucca. Chiedono se nello spaghettino al limone si mette il sale e quando. Si mette nel brodo il sale, un po' di formaggio, nel brodo di limone.
aggiungiamo un poco di parmigiano. Venite con adesso il suo risico, eh? Guardate qua, un filo d'olio perché non deve mancare, ci potrebbe servire un po' di burro, ma voi sapete che sono abbastanza allergica a usarlo, ma ci sta benissimo, anche se mi piace il burro, però... ho capito che non ti sente, però non... Se non ci sente, no, non penso che un... io di più, no, ho sempre parlato così, non so che cosa c'è che non si sente. Saluti dal Messico, Francesco Di Maio. Ciao Francesco, che ora è là? Mo casa mia, 6:30, che ore sono qua? Aspetta. Sì, più o meno 6:30. Eh? Sì. Lo andate bene a mantecare? Così. E lo mantecate. Oppure più facilmente con la cucchiarella. Voi sapete che c'è l'attrezzo magico. Dammi una placca. Ok. Non so. Eccola. Andiamo a provare. Guardate che cos'è il suo riso. Guarda che vediamo il piatto, un bel piatto questo lì, mettiamo la gastronomia. Di sale ci manca. Massimo Naddeo, ciao Peppe, sei un grande maestro. Doveva venire la pandemia per scoprirti. Vincenzo Peluso, Antonio Menichini, Michele Guariniello. Ciao Vincenzo. No, l'altro signore, vabbè. Michele Guariniello. Vabbè, aggiungete, posizionate il riso al centro del piatto. Bello, vedete come scorre? Guardate qua. Ecco, io qua direi di non metterci niente. Questo è il sole. Possiamo dire che è il sole di agosto? Secondo me sì. Senza piovere, senza niente, niente, niente di niente. Questi qua invece lo mettiamo qua. E lo mettiamo a raffreddare. Se abbiamo tempo prima di finire, vi faccio vedere le arancine. No, le arancine, ci manca il riso, se no facciamo una... Allora, vi faccio vedere una bella palla di riso. Altrimenti rischiamo di abbruciare. Salvatore Gianfranco Battiato, buonasera chef. Chef, quanto prima verrò a trovarvi. Emilia Ambrosio, ti ringrazia. Mettilo a raffreddare, eccolo. Vedete, da questo arancini, palle di riso con provola affumicata dentro, potete fare un trito di provola, fiori di zucca, parmigiano e pepe, fate questo bel composto, farcite una bella bomba, uova, farina e pane lattato, e quando friggete facete il buco del sicuro, facete voi a tutto quanto attorno, quando... Fate questa cosa che è straordinaria. Lina Alvino ti saluta. Ciao Lina, metti a raffreddare, sabato. Vai. Ok, due, andiamo avanti. Le patate a che stanno, Flori? Ancora, patata nuova, fai i capricci. Ecco. Allora, lui è Flori. Già gliel'ho presentato l'altra volta. Buonasera, ciao. Saluti da Giovanni Caserta. È il mio secondo ormai da 15 anni. Ciao. E niente, è lui che mi assiste. Marco di Amici Crede. Vorrei chiedere al nostro maestro come fa ad avere la mozzarella che non è acquosa. Allora, quando devi cucinare la mozzarella devi usare sempre la mozzarella del giorno prima. Mai del giorno stesso, altrimenti rischi di rovinare la preparazione, perché rilascia molto latte. Sì, rilascia molto latte. Sara Mele dice: possiamo vedere i piatti? Lo chef è bello, ma i piatti di più. Grazie per il bello, ma i piatti sono altra cosa, hai ragione. Allora, metti qua. Vediamo le nostre melanzane che stanno, abbiamo messo giù dei fagiolini in acqua salata.
eccola, la saliamo leggermente, li facciamo salire. Prima uovo salire, dici. Allora, vedete? Questa qua dentro, quando inizia a entrare il calore e la polpa inizia a cuocersi, guarda, adesso esce tutto l'acqua di vegetazione dell'ortaggio. Che sta accadendo? Non è andato un babà, non è una cosa. È una cosa eccezionale. Poi ci prepariamo un bel... Saluti da Dele Leone. Ciao, Alessandro Dele. Piscitelli. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Emilio Ambrosio. Ciao, Emilio. Carlo Zoffoli. Ciao Carlo. Raffaella Rinaldi. Ciao Raffaella, ciao Carlo, buonasera a tutti. Allora, tagliate sempre a carpaccio, vi ripeto, a me è una fissazione. Tagliatela sottile e mangiatela tagliata così e vedete che cos'è. Così, ma già è troppo doppia pure, è anche più sottile, io vi consiglierei di farlo. Maria Vita De Marco ti saluto, buonasera da Taranto. Ciao Maria, Taranto, ci sono stato prima della pandemia, è stata una grandissima sorpresa, mi è piaciuto troppo assai, sai, bellissimo, Taranto veramente una città fantastica, non so. Maria Elena De Pascale, si sente il profumo. È un sapore, Maria Elena. È spettacolare, guardate il sole del piatto e da quello potete fare il riso sarà raffreddare perché vorrei fare sì. A paro, Bustier, Tina Damiano, vieni Sasà, vieni, pulisci un attimo il tagliere, vieni. Lui è Sasà, uno dei ragazzi che lavora per noi, l'altro e l'altro è Peppe. Ragazzi, con grande passione e determinazione, questi diventeranno sicuramente dei grandi. Florin, mi serve? Riesci a farlo? Ce l'hai nuovi? Sì. Ok. Questo qua, fammi giusto un poco di olio al basilico. Giusto a volo, ma frullato con un cubetto di ghiaccio. Loredana Imperiale. Allora, vedi se riesci a metterti qua, noi facciamo vedere. Con il Loredana Imperiale ieri ha fatto il risotto col brodo di spigola. Che dici? Com'è Loredana? Dici la verità, è stata una sorpresa? Vogliono sapere quanto tempo cuoce il tonnarello. Un'ora e mezza. Ah, se patate si rifia. Fanno pochi capricci. Fanno i capricci. È la prima cosa che ho fatto. Guarda che ore sono. Sono le 35. Sono 35 minuti, guarda, non c'è minuto. Chiedono che riso è usato, non mi ricordo il nome, è andato. Io prediligo il Carnaroli. È una passione la mia il Carnaroli, però potete usare anche un Vialone Nano. Ci sta pure, però un Carnaroli, una tanto. Enzo... Allora, Florida, no. Inquadrate lì perché non può allontanarsi. Fa giusto, sta preparando giusto un goccio di olio al basilico. Questa è un'altra cosa che dovete vedere. Enzo Cuomo vuole sapere dove ci troviamo. Adesso siamo a Montegliano, a Liche Quenze, una frazione di Liche Quenze, Napoli. Allora, vai. I fagiolini intanto si cuociono, la mulignana si arrosta, ecco, i fagiolini stanno andando, eccoli qua. Allora, Floria ha messo, ecco qua, un poco di basilico, olio, è giusto è un poco di è un cubetto di ghiaccio. Ok, va bene così, se no non ce la facciamo. Una volta fatto questo servizio
fatto con gli ingredienti sono basilico con un poco di ghiaccio e lo frullate. Una volta frullato, abbiamo i tempi stretti, per questo sto cercando di... Una volta frullato, lo setacciamo e l'olio al basilico. Mettendo il ghiaccio fissiamo la clorofilla, per questo abbiamo questo colore bello intenso, verde. Ma ora faccio questa mulignana, ora che ve la mangiate, questa... Ma diciamo, fai buco in terra? No, no, no. Questa l'olio, ma riuscirò a fare portiere, perché questa fanno colore da porta a porta. Voi, che ho capito che siete come me, eccolo qua, vedete, non si brucia, perché parecchi dicono, ma che non si brucia? No, non si brucia, se metti la bassa temperatura. Questa è l'antica tecnica nella bassa temperatura dei nostri api. Mo si fa con tecnologie, invece loro abbassavano solo il calore, la bassa temperatura. È molto più semplice la cosa. Va. Concetta Marino dice che sei affascinante. Grazie Concetta, ti ringrazio. E che le tue melanzane le ha già fatte due volte. Mm. E mo fai pure queste qua due volte, perché queste qua sono meglio ancora. No, non sono, fai, Concetta, fai la serata di melanzane. Guarda qua che cos'è. Devo vedere. Sì, è leggermente calloso, è proprio. Questa è una cosa fantastica. L'olio al basilico è pronto. L'olio al basilico è pronto, questo qua lo spingiamo. Intanto Maria Palumbo, Margo Crispino, Nicola Ciarla, Gaetano Ferraraccio. Allora, eccolo qua il basilico, l'olio a basilico. Guardate che pochissima quantità, si è leggermente ossidato, ma comunque rimane un bel verde. E andiamo a condire le nostre, la nostra, in gergo tecnico, brunoise di pomodoro, sarebbe questa datolata di pomodoro. Abbiamo messo un poco di Emanuele Felto. Di sale, olio, e qua ci mettiamo un bello odore di origano. Andiamo a miscelare tutto, e già questa è lo gol. Prendimi due cucchiai. Emanuele Ferro dice che ti ha fatto un bel regalo di compleanno con questi piatti. Grazie Emanuele. Emanuela! Emanuele! E patate non si cuociono, sono tosse malamente. Ok, vieni. Hola. Eccola qua, e andiamo a completare pure la nostra melanzana. Guardate che cos'è. I fagiolini sono pronti, li puoi scolare, però allora. Sì, puoi scolare. Allora, scoliamo i fagiolini, scola di asciugo le merita, nel frattempo... No, 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 no. Guardate qua. Sì, 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 dammi, sì, sì. Raffreddi le merita, li asciugo e merita. Francesco Frino c'è. Ah, siamo a posto. È arrivato pure Frino. Tanta roba. Tanta roba. Frino, pastificio dei campi. Carissimo amico mio. Allora, fateci quale. Tiziana Di Marzio ti saluta, sì. Da Formia. Ciao Tiziana. Michele. Salvatore, vedi se il riso è freddo. Ciao Tiziana. Michele Sasso da Matera. Ciao Michele, Matera, città fantastica. Da Putignano, mi sono perso il nome. Allora, guardate quanto è bella. Dite la verità. Hola. Com'è la situazione? Ci sta, ce la facciamo. Quando manca? Vorrei farlo vedere questo. Quando manca? Aspetta. Quando manca? 20 minuti. Ah beh, allora facciamo pure la palla di riso.
ce la facciamo, sono proprio contento di farvela vedere. Chef, sono... ci fai venire fame? Ciro Aprea. Sì, devo dire la verità, pure a me è venuto tanto. Il Molise saluta. Allora, togli tutto, togli e prendimi un uovo e lo batti. Dai. Ci facciamo per questo. Tieni, ciao tieni Giovanni qua. Casetta, grazie. Ciao Giovanni. Allora, le patate non so perché. La patata nuova sta facendo i capricci. I ragazzi sono fortunati con un maestro così appassionato. Grazie. Vincenzo Luzzi. Allora, fagiolini, li asciughiamo per bene. Guardate che colore è rimasto. Guardate qua. Eccolo. Guardate che cos'è. Una fantastica insalata di fagiolini. Chiedono se le messi nel ghiaccio i fagiolini. Sì, sì, li abbiamo raffreddati in acqua e ghiaccio. Sempre, qualsiasi verdura sbollentata. E mettiamo assieme i fagiolini. Piatti semplicissimi che per l'estate che si sta avvicinando. Un bel pizzico di sale. Ecco qua. Un goccio del mio super aceto, quello che vi ho sempre raccontato che è troppo buono, questo aceto, e come lo fa la moglie del mio parente Peppe Triossi, che vi ho detto prima, e fa questo fantastico aceto. Edvice Giovanardi che fa una domanda, dice, sì. Chef, si può mettere il ghiaccio anche nel pesto? Sì, sì, io lo metto sempre. Ecco qua, la togliolina di basilico greco che... In questi periodi io ne metto a quintali di queste piantine perché un basilico li amo. Lo sciacquiamo leggermente e lo andiamo a posizionare. Guardate quanto sono belle. Ecco qua, vedete? Ecco qua. Pulite bene i piatti per piacere. Wow, zitto che sono pronte le patate. Le patate dopo 40 minuti circa hanno seduto. Giovanni D'Anselmo d'Apice. Ciao Giovanni, che tempo fa ad Amsterdam? E buon Dio papà di Giovanni. Ha detto che sta lavorando, ti vede stasera. Ah, mi vedi stasera, bene. Mi raccomando, Giovanni, fu bravo. Emanuela De Stefano ti saluta. Giovanni Antonio, un carissimo amico che lavora, chef amico che lavora ad Amsterdam. Ciao Emanuela, eccola qua questa bellissima insalatina di fagiolini e pomodori cuori di bue, insaporiti con un poco di aglio, se avete la possibilità, aglio fresco, un goccio di aceto e questi nostri amici vegani e vegetariani che fanno un buco in terra. Guardate qua quanto è bello, sembra un nido di rondini, guardate, eccola qua, e voilà. Facciamo un giapacino, Flavio, dammi due patate, volesse fare tutto quello che smara. Chef, abbiamo un quarto d'ora. Abbiamo un quarto d'ora, il tempo stringe, carissimi amici, dei piatti, io, allora, parto sempre che ne vorrei fare due, tre, e mi fermo e automaticamente faccio tre volte tanto. Patata che abbiamo tirata dall'acqua bella bollentissima, questa è buonissima così com'è, che se fatela così perché è una cosa da svenimento. Patata bollita la mettete nel piatto, la schiacciate con i lembi della forchetta, così lasciatelo grossolana. Guardate già che si parla, un po' di sale Maldon sarebbe quello, sale, fior di sale naturale. Allora, olio crudo sopra e questa qua
facete un buco in terra, ve lo garantisco, è spettacolare, è il momento per farlo, con le patate pure. Poi, se proprio volete fare gol, tonno e fate una patata calda bollita schiacciata, ma deve essere calda, mi raccomando, tiepida. Se si raffredda è un'altra cosa. E poi mettiamo, ci mettete olio generoso, non vi preoccupate, non fa male. L'importante è che ci mettete l'olio buono. Io cerchiamo un attimo qua. Allora, avete battuto, mi serve un poco di farina. Un poco di farina. Un pentolino con un poco d'olio sopra per friggere un'arancina, farina, una pallerista. Già prima. Un po' di farina, fa, ecco qua. Guardate qua che cosa è qui su piatti. Voilà! Grande spettacolo! Le altre patate ci mangiamo noi, non tengo tempo se voglio farvi vedere l'arancina. La bandisa. Tina Damiano, grandissimo chef, sempre il meglio per i tuoi fan. Sempre il meglio, Tina, certo. Se il verbo si deve diffondere, si dà a diffondere pure. Allora, una patata antiaderente, non so che fino a quanto è antiaderente questa cosa. La teniamo una antiaderente, Florico, piacere. Perché questa qua, usate sempre una buona padella antiaderente, anche se è difficile trovare. L'hai battuto? Qualcosa? Niente, ok. Allora, uovo battuto, un poco di pepe, un poco di sale. Con poco d'acqua fredda per piacere. Chiedono che strada si fa per salire a Montechiaro da Vico. Devi arrivare all'altezza del Moon Valley, appena superati il Moon Valley, sulla curva, in piena curva a sinistra ci sta la salita per i borghi, la circolare destra per i borghi di Vico. Segui fino ad Alberi e ad Alberi, al centro di Alberi ci chiami, ci contatti, perché poi è una stradina un poco fuori mano. È meglio che ci chiami, perché ti dichiaro per bene come arrivare, ma una volta arrivati sarai ripagato dal posto, dal mangiare un sacco, lo posso sicuro. Saluti da Beatrice Secret Girl. Ciao Beatrice. Allora, un po' di farina, un po' di pane grattugiato. Vai. Allora, arancini rizzi, mani lavate, dove sarei? Mani lavate. In cucina siamo pieni di queste cose perché ormai è diventato un tic. Allora, come la facciamo questa arancina, questa palla di riso? Eccola qua, bella palla di riso, fate un bel buco al centro e mettiamo, non tengo i fiori di zucca a disposizione, un bel pezzettone di provola, chiudiamo, eccolo qua. Ma potremmo fare una pera così, potremmo fare una palla o la possiamo fare pure così. Questa qua diciamo che è proprio una granata e questa qua facciamo il buco del rovere, eccola qua. E voilà, bellissimo. Guarda qua, l'uovo e pane grattato, dammi il pane grattugiato, lo passiamo nell'uovo. Stasera abbiamo esagerato, ci saranno un sacco di piatti, ma di solito io riesco a fare 4 piatti con calma. Mi sono lasciato prendere dalla mano. Eccola qua. Sempre le mani belle pulite, potete togliere l'acqua, grazie. Non ho capito. Lina Freni da Messina. Ciao Lina. Daniele, poi vediamo. Eccolo qua. Guardate che si tirano borbandiere. L'olio è caldo, poi? No. Aspettiamo che sale l'olio. Nel frattempo tengo l'olio caldo nella padella antiaderente. E qua ci vorrebbe una comodità di un cerchio di acciaio per fare questo. Dato che non lo teniamo, come sapete, non è che ci arrendiamo. A paraminata maniera, così un attrezzo molto più
più semplice. Noi troviamo la cosa bella, bella lunga, no, grande. Grande, no, no, va bene, proprio va bene così. Eccolo qua. Lo mettiamo. Andiamo a schiacciare. E ci diamo la forma, vabbè, la voglio fare un po' più storta, non è che deve essere perfettamente. Diamo una forma circolare, per più per una questione estetica. Chiedono se si deve prenotare per venire. Sicuramente sì, perché al momento della prenotazione vi vengono, vi viene detta tutta la procedura, sia per arrivare, sia per come funziona, sia di tutta la procedura che applichiamo per il Covid, perché come vi dicevo prima ci tengo moltissimo e voglio che i nostri ospiti quando arrivano qua devono essere ben informati di tutto, perché poi vogliamo che devono trascorrere nella massima serenità la serata. Allora, meglio informarvi prima di tutto. Loro è caldo. Patrizia Manfredi, un abbraccio da Cremona. Ciao Patrizia, da Cremona. Cremona c'è un abito, un mio caro amico. La Bonaria P, la piastra deve essere rovente per le melanzane? Deve essere bella rovente nel momento in cui la piastra, poi la devi abbassare, quasi spegnere e le fai andare. Hai visto, noi le abbiamo condite, sono state penso, quasi una quarantina di minuti. C'è Alberto Sapere. Alberto, ciao! Pier Giussi Barbieri, ma tu ci puoi ingrassare solo a guardare, bravissimo! Grazie Pier Giussi, no, no. Giussi, questo è uno per me che deve mangiare questo. Facciamo, allora, l'olio, mettiamo giù il nostro borbandiere qua. Ottai, ecco qua. Mentre si fa, basta un po' la fiamma proprio lì. Mentre si cuoce, quanti minuti mancano? Togliamo un po' di 8 minuti, meno di 8 minuti. Togliamolo per piacere, togli tutto. Allora, mentre Salvatore pulisce, il borbandiere si cuoce, la cosa lì, cosa mi hai chiesto? Le al basilico greco ci va bene, la menta sulle melanzane. Il basilico greco ne abbiamo parlato stamattina, il basilico greco, non mi ricordo cosa. Chiedono se sulle melanzane si può mettere la menta. Sì, se ti piace sì, secondo me su questa preparazione ci sta sia il basilico che la maggiorana, che a me fa impazzire, la maggiorana con le melanzane è straordinaria, però ci puoi mettere i buffi. È una questione di gusto. Nunzia Sorrentino, chef, ma noi abbiamo fa 2 ore, una è troppo poca. Lo so, ma purtroppo nei fagiolini non immaginate che tra poco alle 7:30 arrivano i primi ospiti e abbiamo giusto il tempo per mangiare un piatto di pasta ai ragazzi e poi si fa. Saluti da Giuseppe De Masi. Ciao Giuseppe, allora guardate qua. Da Enzo Pescatore, se no dice che non te l'ho detto. Ciao Enzo, ti ringrazio per la stima. Che mi riferiscono, io leggo pochissimo tutto per altro, ma perché non tengo il tempo di guardare, però mi riferiscono sia Rosaria, sia Rossella. Vabbè, ti ringrazio. Allora, per fare questo riso vi sto facendo una cosa che a me mi piace moltissimo. Come vi dissi una volta, la pizza di spaghetti, che è la mia grande passione, la pizza di spaghetti tutta scorza, senza mollito, vuol dire sottilissimo, perché mangi solo scorza sotto e sotto, è la cosa migliore della pizza di spaghetti, che è una cosa che a me è molto cara. Questo qua è anche il riso fatto con assolutamente la mia invenzione, un piatto lombardo, il risalzato, non con le zucchine ma con lo zafferano, parmigiano e cose, ed è straordinario. Questo che l'Italia è straordinaria dappertutto, dove vai
basta che il posto giusto e mangi la grandissima tradizione, ma anche l'innovazione da tanto tempo. Detto questo, per fare questo servizio ci vuole un riso bello freddo, imballato, messo al freddo tutta la notte. Io l'ho fatto, avete visto, in un'ora, tutta questa cosa, puoi andare. E questo qua, perché vi sto dicendo questo? Perché fare questa cosa qua è difficilissima, farla con riso fresco, avete capito? Si scassa. Invece con riso imballato la potete girare, io la giro così. Però voi giratela come girate la pizza di pazzi sul coperchio e guai non ne fate sicuramente. 5 minuti. Teniamo anche il tempo per il caffè. Guardate quanto è bello questo bourbandiere. Guardate, questo è uno spettacolo della natura. E oggi la natura, voi sapete che è la mia passione, qua la natura parla. Guardate qua che è. Mamma mia, va via. Fisica. Mi emoziono. Credetemi, mi emoziono. Quando vedo queste cose, mi emoziono. Quello che riesce a darci nel nostro tempo. Se vi dico che io non avevo pensato a cosa fare, ho solo fatto mettere tutti gli ingredienti che sono stati raccolti stamattina e altre cose che tenevo in giro per la linea stasera, ma i piatti, vi giuro che non era stato pensato niente assolutamente. E questo è quello che a me piace moltissimo fare e che ho fatto anche su con il gambero, 6 ricette in mezz'ora. Credetemi, è tutto vero. Accendiamo le telecamere e parte. E in mezz'ora tiriamo fuori un concentrato di piatti. Complicatissimo, vabbè. Ovviamente non è che ci possiamo mettere a cucinare le patate, con ingredienti poi riuscire a gestire. Guardate che cos'è, questa qua fa un buco interno da un grattacielo, è una cosa spettacolare, è come fosse un croquet, una palla di riso, tutto scorzo. E che cos'è, è la cosa migliore della grattacielo, tutto quel crunch del riso tostato, eccolo, eccolo. Ecco. Eccoci qua. Togli la sveglia, questa è la sveglia per dire che il personale deve mangiare, insieme a diventa. Quanto manca? Sergio D'Antonio, non Rossella, no party. Ciao Sergio. Eh sì, Rosanella stasera si dispiace, vi aspetto venerdì prossimo. Eccolo qua. Complimenti da Avellino, Tina Tortora. Grazie a te, eccoci qua. Di Milano. Allora, molti questo qua ci vuole un filettino chef, d'olio. Due minuti, un bel filo d'olio qua pure ci vuole. E voilà. Oggi ho esagerato, non lo farò mai più. Vi giuro, non lo farò. Altrimenti qua ci vediamo che da loro facciamo 10 piatti e qua diventa complicata la cosa. Che proprio l'energia, se no va. Bene, vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per le condivisioni di venerdì che sono state tantissime, vi ringrazio di quello che fate, che farete stasera, spero che i piatti, i consigli che ho cercato di passarvi stasera siano utili per voi e per la vostra famiglia. Che dire, grazie di tutto e mi raccomando, pensate sempre a chi avete attorno, non è che non è finito niente, anzi, mo più di prima, e massima attenzione perché non è finito il virus è ancora in giro e sta in agguato per farci male, per questo noi dobbiamo essere più furbi di lui. Bene, vi saluto con un grande abbraccio, buona serata e ci vediamo venerdì. Ciao, ciao a tutti.